basato su fumetti americani, ok? Marvel, DC. DC, scusate, non mi trovo 70 commenti che ho scritto, si scrive DC. Ciao carissimi, ciao bellissimi. Non so se voi lo sapete, ma questo uomo qua super affascinante è Electric. O come piace dire a me. O come mi chiama mia mamma. Ma questa è un'altra faccenda. Oggi ho portato per voi questo bel disegno di Link che ho fatto per la copertina del video precedente, perché ero al mare, ero tra virgolette ispirato e in crisi artistica, cosa che mi succede più o meno una volta all'anno. E per voi, se siete disegnatori o vi piace disegnare eccetera, spero che anche voi entriate in queste crisi, perché sono molto utili. Sono delle crisi in cui arrivi a un certo punto che non ti piacciono più per qualche motivo i tuoi disegni, li odi, cerchi una via di miglioramento, quindi compri fumetti, cose, libri di anatomia, qualcosa, cerchi di migliorare e, come dire, subisci un periodo di trasformazione e miglioramento che ti influenzerà per l'anno a venire. E quello che mi è successo all'incirca nel libro dei Mates, durante il periodo del libro dei Mates, mi ricordo benissimo che non mi piacevano tantissimo i disegni che stavano venendo fuori e mi sono preso del tempo per studiare, migliorare, ho comprato dei fumetti di tanti disegnatori che mi piacciono. Quel periodo era soprattutto basato su fumetti americani, ok? Marvel, DC, scusate, non mi trovo 70 commenti che ho scritto, si scrive DC. Comunque sia, è utile quindi comprare del materiale che ti piace a te personalmente, ti metti lì e ricopi un viso, ricopi una posa, eccetera, non so, ci lavori un po' le espressioni ad esempio, e molte delle mie espressioni nel libro dei Mates sono state influenzate ad esempio da la famosa famiglia Ramos, che non so neanche se è imparentata, ma ci sono un sacco di disegnatori che finiscono con il cognome Ramos. Umberto Ramos, Sergio Ramos, questo nel mondo americano della Marvel, eccetera. Disegnatori molto espressivi da cui volevo rubare letteralmente la capacità di dare quelle espressioni belle e dinamiche e che oggi stesso influenzano i miei disegni. Quindi questo è un consiglio. Nell'arte, tra virgolette, si ruba, rubate, nel senso vi piace come un disegnatore fa un qualcosa, cercate di assorbire quella data cosa, perché quando poi l'avrete implementata al vostro stile, si distinguerà in un altro modo, perché voi non lo farete mai perfettamente identico a quello dell'altro, ma ci metterete anche del vostro e così via, quindi subirete questo periodo di trasformazione e miglioramento che personalmente io ho avuto e che più o meno sto avendo anche ora, un po' più basato verso l'anime questa volta, perché a me piacciono mischiare un sacco molti stili, mi piace essere estremamente versatile, così se arriva un cliente e mi dice, come la Mondadori che è arrivata, c'è da fare la copertina per il libro dei Pokémon, bene, ci serve tutto un pochino anime ma non troppo, con gli occhioni grandi ma molto colorato, non proprio colorato bello sfumato, colori accesi, quindi ti fanno delle richieste i clienti, no? Ti danno degli input, dei limiti su cui stare e tu, in base a quanto sei versatile, riesci a starci o meno. E io cerco di essere il più versatile possibile, perché un giorno può darsi che ho la mia fissa manga anime, disegno solo manga anime, e un altro giorno può darsi che io ho la mia fissa, non so, Marvel, robe del genere, disegno tutto realistico americano o realistico all'italiana, alla Dylan Dog Bonelli in generale. Quindi sto in mezzo a questo periodo, adesso sto rubicchiando, non lo so, sto cercando su internet immagini manga anime che mi piacciono e da quelle prendo spunto, come è successo nel caso di questo Link, in cui ho preso un po' di anime in generale, così a caso, e ho tirato fuori questo disegno. E tutto questo perché? Perché spero poi di riuscire a mischiare bene gli stili e creare una sorta di stile misto manga realistico molto strano, ambiguo, che vorrei davvero creare, cioè vorrei trovare una via di mezzo che mi faccia, non so come spiegarmi, un po' allo stile Nintendo, no? La Nintendo è fottutamente giapponese, lo sappiamo, eppure molti dei suoi giochi non sono così manga anime, no? Cioè hanno dei tocchi manga anime, come ARMS, ad esempio. ARMS è l'esempio migliore perché hanno dei tocchi manga anime, ma allo stesso tempo no, sono molto cartunosi, eccetera, mischiano lo stile, ed è quello che io voglio riuscire a fare personalmente quando faccio un disegno dal nulla, che sia uno stile misto, totalmente mio, eccetera, che già ho uno stile mio, ma è troppo sbilanciato verso il realistico americano. Quando faccio dei lavori veri e propri, quindi per clienti effettivi, spesso mi succede che il mio stile tenda verso questa direzione. Ma parliamo di altro. Spero innanzitutto che questo disegno intanto vi sia piaciuto, perché la richiesta è stata moltissima. Sotto il video di Zelda mi avete fatto i complimenti alla copertina. Wow, che bella copertina, ma facci un video di queste copertine fighe che fai. Infatti, eccolo qui. Fondamentalmente, spesso registro più o meno tutto quello che faccio quando non riesco, perché
magari il disegno è troppo pesante, no? Come il diario dei Mets, non sono riuscito a registrare moltissimo perché il file era gigantesco come dimensioni e il computer doveva stare tutto concentrato su quel file lì, tutto concentrato lì. E se mi mettevo pure a registrare, il computer diceva: ah, no, devo pensare anche a fare questo mentre che lui sta lavorando su questo file gigante, quindi spesso non riesco a registrare proprio tutto. Però questo qua l'ho registrato bene, quindi ho detto: facciamo questo bel video, dai, così vedono come ho fatto la copertina di Zelda di questo bellissimo Link, manga anime puccioso. E intanto parliamo anche di altro, perché siamo già circa a metà video e volevo dirvi due cosette. Uno, ieri sera mi sono mangiato 4 episodi della prima stagione, perché la prima stagione sono proprio questi 4 episodi di Castlevania, una serie originale Netflix anime, cioè Netflix si è messo a investire nell'anime e in particolare, più in particolare, nell'anime che deriva da un videogioco di nicchia come Castlevania. Una mossa interessante, ho detto: wow, me lo devo vedere che è uscito fuori. Me lo sono visto, 4 episodi di fila, tutti così, ho fatto le 2 di notte ieri per colpa di Castlevania, e ho tratto le mie conclusioni, le mie critiche e non, cose positive e meno positive, e poi per curiosità sono andato a vedere anche delle recensioni online, che porca miseria, io quando leggo le recensioni online a me ormai fanno arrabbiare. Cioè, una volta io mi fidavo delle recensioni online in generale, delle cose, per i videogiochi, per i film, per sto cazzo, quell'altro, insomma, io mi fidavo, tipo: ah, c'è questo giornalista qui che dice così, eccetera. Poi più vado avanti e più sembra che questi giornalisti del settore sembrano bambini che siano la loro prima serie televisiva o non lo so. Ho trovato un articolo che ampiamente criticava Castlevania, eccetera eccetera, parla animazione mediocre che punta molto più allo stile americano che a quello giapponese. Ecco qui la verità, signori. Quando io faccio un cartone, io ho un budget, ok? Io Netflix do una buona grande parte di questo budget, diciamo il 90-80%, visto che io sono Netflix che sto investendo in questo, a uno studio di animazione, a un regista, a uno scrittore e tutto quanto, per il fatemi sto coso, gli altri soldi ce lo può mettere lo stesso studio o le banche, che diavolo ne so, terze parti. Quindi io ho un budget totale, che probabilmente non era così tanto per questo Castlevania. Si vede proprio che il budget era limitato, perché ci sono proprio delle scene che, sì, sono mediocremente animate, e poi ce ne sono altre che sono wow, cazzo è successo qui? E si capisce proprio del tipo: un 100% di budget, il 60-70% sono andati in due scene di combattimento strafiche dentro l'anime, che quindi non c'è stato un perfetto equilibrio, no? Tra in tutta la linea del cartone, in tutta la linea dell'anime, si vede proprio che c'è stato uno sbilanciamento del budget nei confronti di queste due scene, che non accadono neanche abbastanza presto, perché una è nel secondo episodio e un'altra è nell'ultimo episodio, quindi nel quarto. Quindi in questo sicuramente pecca, perché se era già all'inizio io catturavo subito l'attenzione dell'osservatore e bam, beccato lì, te le vedi tutte e quattro. Io invece sono dovuto andare un po' avanti. La storia di base è bella, è seria, c'è Dracula che si sposa con una, a questa una che è una scienziata, diciamo così, viene uccisa e bruciata perché gli viene dato della strega. Dracula ovviamente incazzato nero come una iena arriva e dice: adesso ti do un anno, voi umani poveracci, per sparire da qua, voi la vostra chiesa, Gesù, quello che vi pare, via da qua, se entro un anno non sarete andati via, io uccido tutti, faccio piazza pulita. Ed è quello che succede. Dopo un anno sta ancora lì, arriva il papa della situazione, che non si chiama papa in questo caso ma qualcos'altro, arci sto cavolo, dice: ah, un anno ci ha detto Satana, non andiamo via. Invece appare lui e dice: no, un anno detto e ammazzatevi tutti, e lancia i demoni, le madonne, tutti quanti, e iniziavano a uccidere tutti quanti, anche abbastanza in modo crudo, dovrei dire, che più o meno la saga del gioco, cioè rispecchia la trama del gioco, e ci sono più o meno i protagonisti dei giochi precedenti, poi però che vengono riuniti insieme, perché fondamentalmente nel gioco tu ne controlli uno, no? Per volta, ogni saga di Castlevania tu controllavi uno di questi, e qui vengono riuniti. Quindi qual è il succo? Una stagione di solo 4 episodi, quindi già qui fa capire, ho un budget ristretto, molto ristretto. Però cosa? 1. Netflix si sta interessando alle animazioni giapponesi o a investire in serie non soltanto TV classiche di esseri umani che parlano, si uccidono, eccetera, ma anche un qualcosa di nicchia come l'anime, quindi questo è sicuramente molto apprezzato, e per questo vi vorrei consigliare a voi che avete Netflix, magari andate a dargli uno sguardo, perché ovviamente se quello accumula visualizzazioni e cose positive, Netflix si dirigerà ancora di più verso questo spazio
vizio nostro dei piccoli nerd amanti dell'anime, portando sempre più roba del genere. Questo sicuramente è positivo. Anche se questo prodotto qua in particolare ha delle pecche nell'animazione, cioè vi dico soltanto che nel secondo episodio c'è un tipo ubriaco che si incazza, che parla in un bar e parla anche troppo, e parla tanto e l'espressione è sempre uguale. Non è che si incazza, ma tipo e io di qua, no, è sempre così. E io mia mamma le dicevo che gli ho dato una palata negli occhi e è così, espressione piatta, eccetera. Quindi si vede proprio uno sbilanciamento molto serio tra le scene, quelle in cui sono stati investiti i veri soldi, e quelle in cui no. Succede in tutti gli anime. Vediamo Naruto. Naruto è un esempio lampante, perché si vede proprio quando le scene d'animazione sono strafluide, una gran figata, nei combattimenti seri. Ad esempio nella prima saga di Naruto, quando Orochimaru combatte contro il terzo Kage sul tetto, lì dove c'era l'esame dei Chunin, quella scena fa paura. E in effetti, se andate a vedere nei crediti, piccola chicca, quelle scene lì sono animate da un'altra casa d'animazione, un altro studio d'animazione. Cioè non lo fa lo studio principale che già sta gestendo tutta la saga, perché si vede che quello lavora con un certo budget per delle scene basilari, dialoghi, eccetera. Poi quando ci sta le madonne serie da fare, subappaltano, come si fa nelle costruzioni, quelle scene a qualcun altro. Dice: ok, intanto che voi fate sta scena della madonna e ci mettete un mese a farla, noi in un mese continuiamo a produrre altra roba. È così che si fa, è così che funziona. È così che è successo in Castlevania. 70% del budget sono andati probabilmente per queste due scene d'azione assurde, che io un attimo stavo lì, dico wow, è cambiato un attimo la qualità, proprio si vede che sta succedendo. Quindi molto carino. Sono stato anche al cinema a vedere Spider-Man Homecoming e sono rimasto piacevolmente sorpreso e felice che sia uscito quello che è uscito, ma ne parleremo magari in un altro video, perché abbiamo finito il tempo per questo video. Andate a vedere Castlevania se siete interessati. Spero che questo disegno vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia piaciuto essere in compagnia di questo uomo. Non scordatevi di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, sempre ricordando che appunto questo uomo è Electric.